Ciao amici, ciao a tutti da Assisi, la città di Francesco d'Assisi, che in questi giorni stiamo ripercorrendo per riscoprire questo rapporto stupendo tra il padre Francesco d'Assisi e il figlio Pio da Pietrelcina. Come vedete, Assisi è piena sempre di gente, soprattutto in questo periodo. Molti sono cristiani, sono cattolici, molti altri sono cercatori della verità, ma anche ammiratori della bellezza e delle bellezze artistiche, monumentali e storiche che qui ad Assisi ci sono. Ma Francesco qui ci fa vedere la bella, la vera bellezza. Potevo dire anche la bella bellezza. No, bello questo termine, bello, bella bellezza. Che bella ripetizione. La vera bellezza. La bellezza di Dio. La bellezza di Madonna Povertà. La bellezza del Cristo crocifisso. La bellezza del Cristo risorto. E questa bellezza lui l'ha incontrata in un particolare momento. Così come Pio da Pietrelcina, il piccolo Francesco Forgione, ha anche lui la sua storia di questo incontro con la bellezza, l'eterna bellezza, come definisce Dio, la Trinità, Agostino d'Ippona. Francesco nasce a Pietrelcina, certamente non era ricco come il suo fondatore, come San Francesco. Il piccolo Francesco Forgione nasce da una famiglia povera, semplice, di contadini che vivevano in un paesino sconosciuto, in un paesino sperduto del Sannio. Ma come per Francesco d'Assisi ci sono stati degli incontri, c'è stato l'incontro definitivo che ha cambiato la sua vita, per Padre Pio c'è certamente un incontro, e lo vedremo qual è, ma c'è una sorta di preparazione. Già leggiamo nella sua vita che ci sono delle visioni, sin da piccolo, che gli vanno a far, come dire, pensare qual era il senso della sua vita e la missione che lui doveva fare. Certamente da piccolo non tutto gli era stato chiaro, ma c'è un personaggio, diciamo tra virgolette, il lebbroso, tra virgolette, nella storia di Padre Pio da Pietrelcina. Se ricordate, soprattutto prima, non solo a sud, ma un po' in tutta Italia, vi erano i frati questuanti, i frati che facevano la questua, che andavano nei paesi e la gente dava loro il grano, l'uva, quindi il vino, il pane, le uova, che poi doveva servire a non solo far mangiare i frati, ma anche a sfamare i poveri che nei conventi andavano a bussare. Bene, Padre Pio da piccolo, Francesco Forgione, incontra un frate questuante, Fra Camillo, che veniva da un convento vicino. E quando vede lui e decide, capisce che la sua vita è quella di Francesco d'Assisi, nell'ordine dei Cappuccini, dice ai suoi genitori: «Io voglio fare monaco come Fra Camillo, monaco con la barba». Ecco l'incontro che cambia in un certo senso la vita di Padre Pio, del piccolo Forgione, così come i vari incontri che hanno, o l'incontro definitivo che ha cambiato la vita anche di Francesco d'Assisi. Certamente due contesti diversi, due storie diverse. Pensate che Padre Pio, Francesco Forgione, nasce circa 600 anni dopo di San Francesco, del suo fondatore. Ma qual è ciò che accomuna i due? È l'incontro dello spirito. In Francesco d'Assisi l'incontro con il lebbroso, l'incontro con se stesso, l'incontro anche fatto di conflitto con se stesso, con il piccolo Francesco Forgione, con Fra Camillo. È sempre un incontro che ti cambia la vita, è un incontro vero, serio. E se volete capire, scoprire il vostro incontro, certamente Assisi vi aiuterà. Ma ognuno di noi ha il suo Assisi nel cuore. Leggiamoci dentro e capiremo
l'incontro definitivo della nostra vita e se lo accoglieremo, cambieremo. E ripeto quello che diceva Francesco d'Assisi nel suo testamento: tutto ciò che mi sapeva di amaro mi fu trasformato in dolcezza d'animo. Ciao a tutti da Assisi e a domani, e sia lodato Gesù e Maria. Ciao!